Penazzare la parmigiana, uno bella. Aspetta, perché sono fatto fino a mo'? Ho fatto bene. Aspetta, allora facciamo così. Voi due, una qua, al mio via entrate, vai. Sì, devo entrare. Dove? No. Tipo la prova del fuoco? Sì, ma tu nonna si vede. Lo so che siete, vai proprio dietro. Voi non entrate, Amiche. Amiche, bentornate, diventerà un appuntamento fisso, diventerà... Che ve non ridete? Oggi andiamo ad affrontare il nostro secondo capitolo, il nostro secondo atto, giusto? Oh yes! Oh yes! Melanzana alla parmigiana e abbiamo nonna Lea e zia Maria Pia. Prego le nostre ragazze, venite! Jerry. Buonasera. Ho capito, buonasera. A parte che è mezzogiorno, buonasera. No, dopo mezzogiorno è sera. No, no, non cominciamo. Mia zia non parlerà per tutto il video, ha detto. Vabbè. È un piatto che possiamo mangiare quando? Sempre. Sempre. Estate, inferno. Cena. No, Violetta, scena ce l'ha. L'altri ce l'hanno. E io ce l'ho. Io no. Tu ce l'hai. Tu ce l'hai. Eppure lui ce l'ha. Lui ce l'ha. Lui ce l'ha. Tu ce l'hai. Il piatto guardi leone. Maria Pia? Vabbè, che cos'è? Il succo per fare la parmigiana. Quindi, come si fa? Pomodoro, sale e basilico. Quanto sale? Quanto sale? Quanto pomodoro? No, manciati! No, a cuocere dentro. Basilicata cost to cost, preso il basilico. Esatto. In un'altra pentola, quindi, te lo mette 6 litri di olio. Di olio. Le uova, le sbatacchiamo. Ale. Esatto. Ale. Il sale fino, una manciatina. Esatto, si vede tutto. Ok, sono quindi cose che succede. Questo rumore che sentite non sono le palle del toro. Spero che da casa capiate quello che stiamo facendo. Senti come lo sbatacchiate, oh. C'è l'arte dello sbatacchiamento che risale a quando? Quando avevo 15 anni ho cominciato a sbatacchiare, sbatacchia qui, sbatacchia là. Stiamo friggendo le melanzane, la parmigiana, per poterle poi farle scolare e mettere nelle dovute tiellette. Nelle tiellette. Perché devo dire? Ti è passato qualcuno? Attenzione dietro. Sono artista. La velocità. C'è chi taglia, c'è chi farina, c'è chi sminchia le uova. È una fabbrica, una fabbrica di è una fabbrica, se ci fosse Barton ci farebbe un film. La fabbrica. La fabbrica delle melanzane alla parmigiana. Quindi due fa un po' a cazzo dei cani. La zia ha quest'arte, usa tre forchette e due coltelli, non so perché. Il bello de nonna. Mi cantate una canzone? Sì. Una vanno gli innamorati per lungo devere. A rubasse li baci a mille là sotto la reberia. La reberia, ha scritto e i sogni spogliati all'ombra d'un cielo blu. Blu, tantissimo. Non so quelli che il tempo quando c'eri tu. Perfetto. Con le ragazzette, con le polacchette, certo non le vedi più. Abiti scollati, porte no, contro luce traspariscono. Ma tu, Roma mia, senza nostalgia, segui la modernità. Fai il lavoro progressista, l'universalista. Dici ancora ok, thank you, Sono capito. Metti a Roma sotto la luna, non cambi più. Gli stornelli, le sirenate del gioventù. Hey! Il proverbio che ha fatto grande ma sta città. La la la. Non è quello che si vedeva. Tant'anni fa. Ma più non vanno gli innamorati per lungo tevere. A rubasse i baci a mille là sotto la reberia. E la reberia. I sogni spogliati all'ombra d'un cielo blu. Non so quelli d'un tempo bello. Chiudi. Che non c'è più. Zan zan. Ammazza la vecchia. Col flip. Col che? Col flipper. Da volte le zanzare si ammazzavano con la pompa, no? Come che vuol dire? Dai. Dai. Non so assolutamente come sia scritto flip. F-L-I-T. Ah, flip.
Tu lo sta inventando, a te. Ti giuro su Dio. C'è l'arti? C'è stavi? C'è! C'avevi le zinne? Sì! Ma è vero che mamma ha buttato il quadro delle zinne? Lasciami perdere. Quello di Natale. Mamma, se stai guardando questo video, io e lei siamo arrabbiati con te, vero? No, implodi, implodi. Esatto, perché le zinne! Ma ha levato le zinne! No, volevamo le zinne! Ma hai buttato le zinne! Le zinne! E dove vanno a ritrovarlo, ste zinne! Eh? Ah, amipote, quale zinne gli faccio vedere? Il nome sbatacchia. Questa. Mamma mia, bene, come tecnica. Ammazza come sbatacchia. L'ho studiato, vedi? Quale sbatacchiamento? Quale sbatacchiamento? Dove rimani? Sulla salaria. Nei coglioni. Sì. Adesso stiamo mettendo le melanzane nelle apposite pietre. Condire. Esatto. La mozzarella. La mozzarella. Una. Due. Devi prendere bene, riprende. Tre. Dai. È un prato. È un prato. Ma ogni volta che metti. È un prato. È un prato. È un prato. È un prato. Un genio. È un prato. Abbiamo steso il pomodoro, poi abbiamo steso la melanzana. Piccoli pezzetti di basilico. Quanto piccoli? Quanto piccoli? Cinichetti. Due prati e mezzo. Eh no, fai il terzo prato, vinci il terzo prato. Posso? Un collega di nonna Lea, che è il mitico Edoardo, cioè tutto soldato. Andate a dare un'occhiata. Il nostro piatto l'abbiamo più fatto. O meno finito. Se te la vuoi mangiare subito, la mettiamo a buttare al forno. A buttarla, cioè proprio. Cioè, ce la buttiamo proprio, ce la mettiamo. E poi? La mangiamo. Esatto. Se invece, al fritz. Quanto tempo può stare una melanzana parmigiana? Anche un mese. Poi? Te mangi! E dai! Ci vediamo al prossimo tutorial con nonna Lea e con zia Maria. Abbiamo terminato. Passato padre.